Il cantiere della piscina comunale è fermo ormai da due anni, tutto bloccato per una causa legale con la ditta inadempiente, ma la svolta sembra vicina, come confermato ai nostri microfoni dall'assessore Peru. Il Comitato Zonale Nurra conferma per un altro anno il direttivo uscente guidato da Tiziana Lai, che parla delle problematiche risolte ma anche delle attività portate avanti. Intervista a Matteo Grosso, un giovane cresciuto e formato sia ad Alghero e poi in diverse università importanti. Ha fondato l'Accademia della Crescita e ci ha spiegato di cosa si tratta. Un saluto a tutti voi, ben ritrovati telespettatori di Catalan TV. Che fine hanno fatto i lavori della piscina coperta? Quando sarà sistemata la piscina coperta? Sono le domande che hanno posto nei giorni scorsi i consiglieri comunali di opposizione, ma anche quelle che fanno molti cittadini algheresi. C'è una causa legale in corso, ma la svolta potrebbe essere vicina, come conferma anche l'assessore ai lavori pubblici Antonello Peru ai nostri microfoni. Da quando nel luglio dello scorso anno l'attuale amministrazione ha deciso di avviare un contenzioso con la ditta giudicata inadempiente, il cantiere è rimasto fermo. Tra Alghero e la sua piscina comunale coperta c'è di mezzo dunque una causa legale che presto però potrebbe concludersi. Piscina Coperta e Piscina Scoperta rappresentano due enormi pasticci di questi due anni e mezzo di centrodestra e raccontano bene l'inconcludenza della giunta targata con Oceano. Avevano attaccato nei giorni scorsi i consiglieri comunali di centrosinistra. Ma in realtà è bene ricordare che già dopo pochi mesi dall'avvio del cantiere, quando era in carica la precedente amministrazione, gli uffici comunali misero in guardia sulla ditta che, peraltro, si era aggiudicata i lavori per l'auditorium della scuola di via Tarragona una situazione estremamente delicata che l'amministrazione targata Conoci si è trovata tra le mani e che ora sta provando a risolvere, come è confermato ai nostri microfoni dall'assessore ai lavori pubblici Antonello Peru. Sì, il problema è proprio quello, è l'attacco ingiustificato e motivato di chi mente sapendo di mentire. Perché, eh, a differenza appunto di altri, questa amministrazione parla con gli atti. Gli atti che io ho in mano, che descrivono pedissequamente e in modo ordinato, soprattutto dal punto di vista temporale, come sono andate le cose. Un appalto che parte dal 24 ottobre 2017, a distanza di un mese, il direttore dei lavori dichiara e ci scrive, e scrive anzi all'amministrazione precedente, che l'impresa esecutrice è inadempiente e che bisogna risolvere il contratto. Di tutto punto l'amministrazione intrattene dialoghi con, con l'impresa, proroga su proroga e li porta praticamente al 2019, prima delle elezioni, affermando che a marzo del 2019 la piscina si sarebbe conclusa e sarebbe stata riconsegnata ai nostri cittadini. Questi atti sono documentati non solo nelle relazioni tecniche ma anche negli articoli di giornale della Nuova Sardegna per chi ha voglia, per quei cittadini che hanno desiderio di conoscere come stanno le cose. Una situazione ingarbugliata che l'attuale amministrazione sta cercando di risolvere. Certamente, nel 2020 risolviamo il contratto proprio per i gravi inadempimenti. Ci assumiamo questa responsabilità. Nei confronti di un'impresa che, non eh, voglio far ricordare ai cittadini, è fallita. Quindi, un'impresa che ci siamo resi conto che sarebbe stata inadempiente, avremmo avuto ancora la piscina come, come oggi, qualora non avessimo risolto il contratto. Questo è chiaro, perché non l'avrebbe mai portata a termine. Abbiamo risolto il contratto, abbiamo iniziato a cercare nuovi eh, appaltatori sul mercato, nuove imprese. L'impresa, di tutto punto, fa causa e chiede blocca il cantiere. Questo è il vero motivo: il cantiere è bloccato perché c'è una causa in corso, che noi stiamo cercando di risolvere. Di tutti i giorni. Anche ieri, in una riunione importantissima, stiamo cercando di riprendere in mano il cantiere che è bloccato per un ordine del giudice. Non per. Volontà politica o inerzia della nostra amministrazione. Una volta risolto questo problema e quindi rispettati i tempi tecnici che ci dà la giustizia, non l'amministrazione comunale, una volta concluso e eh, riconsegnato il, il cantiere, inizieremo con la piscina comunale scoperta, riappalteremo quella coperta, efficientandola anche energeticamente, rendendo quella piscina una piscina funzionale, accessibile a tutti e soprattutto accessibile ai nostri cittadini. Ieri visita ad Alghero da parte dell'assessore regionale ai lavori pubblici e coordinatore regionale dei riformatori sardi Aldo Salaris. L'esponente politico ha incontrato il direttivo locale con a capo il segretario cittadino e capogruppo consigliere Alberto Bamonti insieme al coordinatore provinciale Fabio Pala. Diversi i temi che sono stati affrontati, portualità, viabilità e progetti futuri per i riformatori ad Alghero. Tutto ovviamente nell'ottica della ripresa e dell'uscita dal difficile periodo. Pandemico. Sulle opere pubbliche, in particolare sulla Quattro Corsie, Bamonti ha chiesto aggiornamenti a salari, ottenendo rassicurazioni sul reiter realizzativo che non può non contemplare più ulteriori e pesanti ritardi, vista l'importanza dell'opera per l'intero territorio. Rilevanza che detiene anche il porto di Alghero e più in generale i porti, visto anche Fertilia. Anche su questo tema c'è stata convergenza sulla possibilità di ascoltare le progettualità volte ad ampliare. Modernizzare gli scali per un rilancio dell'economia del nord Sardegna. Infine, del nord ovest dell'isola. Scusate. Infine, ma non per un'importanza minore, si è parlato del partito. I riformatori sardi che è stato detto a livello locale, ma non solo, devono mettere una marcia in più verso il rinnovamento e coinvolgimento di giovani, categorie produttive, creativi e professionisti. Non sono vacue parole, ha detto Bamonti, ma vogliamo veramente che questo partito, possa divenire un riferimento per tutti coloro che non si riconoscono negli estremismi e che vogliono un reale cambiamento delle classi dirigenti sulla spinta degli accadimenti mondiali che impongono tali scelte. La riunione si è conclusa con la volontà di riaggiornarsi a breve per proseguire nel percorso tracciato. E ci spostiamo nell'agro perché nei giorni scorsi si è svolta l'assemblea annuale del comitato Zona Lenurra che ha deliberato con voto unanime dei numerosi partecipanti tutti i punti posti all'ordine del giorno. L'Assemblea, a su proposta di uno dei partecipanti, ha deciso di prorogare di un anno il mandato dell'attuale direttivo presieduto dalla Presidente Tiziana Lai, viste le numerose attività portate avanti con determinazione e constatato lo stato di emergenza pandemica ancora in corso. Abbiamo intervistato proprio la Presidente confermata Tiziana Lai, che ai nostri microfoni ha parlato delle problematiche risolte, ma anche del gli obiettivi sin cui raggiunti. Tiziana Lai, ancora presidente del Comitato Zonale Nurra per un altro anno, così è stato deciso dall'Assemblea. Abbiamo convocato l'assemblea annuale dopo due anni di stop eh, a causa della pandemia, abbiamo relazionato su tutte le attività svolte e quindi tutte le cose più importanti che abbiamo di attività fatte, tra cui un grande lavoro sui canali della bonifica, un grande lavoro sulle strade dell'agro, siamo in attesa di ricevere dei finanziamenti su progetti specifici sia dall'amministrazione regionale che comunale, Abbiamo eh, relazionato sulla partecipazione al distretto rurale eh, di Alghero, che è in fase di costituzione. E, eh, per ultimo l'Assemblea ha deciso, visto il grande lavoro fatto, ma soprattutto visto il problema della pandemia, di rinviare le elezioni all'anno prossimo. Noi siamo felicissimi che ci sia stato ridato il mandato, eh, ma noi soprattutto dobbiamo ringraziare quanti lavorano con noi quotidianamente, perché non lavora solo il direttivo, ma lavora soprattutto la cittadinanza che ci sostiene. Questo è importante. Il lavoro va avanti e quello del Comitato è anche da fare, fare da pungolo, un po' alle istituzioni, quella cittadina sicuramente, ma anche quella regionale. Allora, la, la cosa principale eh, è quella di sollecitare quotidianamente le vertenze. Eh, è vero che abbiamo un grandissimo rapporto sia con l'amministrazione regionale che comunale, ma questo non ci ferma da doverli sempre pungolare per fare meglio. Eh, una delle vertenze principali è sempre la nostra vertenza sul PAI. Eh, abbiamo spiegato all'Assemblea quali sono le attività che ha svolto il Comitato e anche l'idea che ha l'amministrazione. Per la variante, noi abbiamo eh, deliberato eh, di andare avanti sulla nostra, sulla nostra strada. E chiudiamo la prima parte con i dati Covid. Ad iniziare da quelli riguardanti Alghero. Sono saliti a 61 i positivi in città, 20 in più rispetto al dato precedente. Solo uno però si trova ricoverato attualmente in ospedale. In aumento anche le persone in quarantena che ora sono 44. Il quadro algherese rispecchia un po' quello regionale, con i casi ormai costantemente in aumento. Ma la situazione negli ospedali è abbastanza sotto controllo, anche se sono saliti negli ultimi giorni i ricoveri. Nello specifico nel bollettino di ieri si sono registrati 91 nuovi casi a nessun decesso sulla base di 1.335 persone testate. Sono stati processati in totale fra molecolari antigenici 4.684 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 16,2 in più. I pazienti ricoverati in area medica sono invece 67,5 in più. Sono invece 2.620 le persone in isolamento domiciliare. Ci fermiamo ora, c'è la pubblicità, a tra poco. Ritorniamo in studio è stata presentata ad Alghero nel corso di un incontro partecipato e suggestivo La Nit de San Pasqual, una miniserie web di genere documentario prodotta da Sardegna Live con il contributo della Regione Sardegna, bando Imprentas dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, spettacolo e Sport per la regia di Marco Antonio Pani. Il lavoro racconta con la voce dei sopravvissuti la storia del Bombardamento anglo-americano che il 17 di maggio del 1943, la notte di San Pasquale, appunto, colpì il centro storico di Alghero uccidendo circa 150 civili la metà dei quali in tenera età la NIT de San Pasquale vuole essere un regalo per la città di Alghero dice Roberto Tangiano responsabile della produzione di Sardegna Live un omaggio che ha una valenza culturale storica e che lascia spazio a emozioni e suggestioni siamo orgogliosi di aver sostenuto e prodotto un lavoro come questo che da una parte esalta il catalano e che dall'altra aiuta a tenere viva la nostra memoria storica in un'altalena di racconti, foto e filmati d'epoca, musiche e animazioni pittoriche, la serie serve anche per ricordare la vita quotidiana del centro storico di Alghero nei tempi andati, quando la semplicità e la solidarietà erano più che valori radicati, l'unico modo di vivere possibile. Il documentario è impreziosito dalla canzone originale di Claudia Crabuzza, che sottolinea con trasporto ed emotività ogni passaggio. La serie, realizzata con la collaborazione della Società Umanitaria di Cagli Carbonia e Alghero e con le immagini provenienti dall'archivio della Cineteca Sarda, la tua memoria e la nostra storia andrà online su Sardegna Live ogni lunedì alle 21. Ed ora diamo una notizia perché la presidenza il direttivo, la segreteria e tutti gli iscritti dell'Università della Terza età di Alghero esprimono sentite condoglianze alla famiglia per la scomparsa della professoressa Anna Moro. La professoressa Moro è stata per anni la coordinatrice del corso di pittura dell'Università dell'Eterità. Stimata professionista ha contribuito alla crescita della istituzione trasmettendo agli iscritti la sua passione per la pittura, di cui era stimata artista, il disegno e la creazione di gioielli. La ricorderemo per il suo garbo, la sua professionalità e soprattutto per il sorriso con cui rassicurava tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare. Con lei, grazie Anna, ti porteremo sempre nel cuore per la grande famiglia dell'Ute. Questo pensiero l'ha espresso la presidente dell'Ute di Alghero, Marisa Castellini. Ovviamente ci uniamo alle condoglianze alla famiglia della professoressa Moro. E nei giorni scorsi è venuto a trovarci nei nostri studi Matteo Grosso, un giovane algherese che si è formato prima all'iceo scientifico Fermi e poi nelle migliori università, accrescendo il suo bagaglio andando a vivere attualmente in Irlanda, dove ha deciso di fondare l'Accademia per la crescita. È stato lui stesso in un'intervista a spiegarci di cosa si tratta. Matteo, ragazzo. Possiamo considerarlo algherese assolutamente, si è cresciuto qui nella nostra città, ormai però da diversi anni vivi fuori, lavori fuori e hai tanti progetti in cantiere, uno in particolare l'Accademia per la Crescita. Parlaci di cosa si tratta. Grazie mille Stefano. Allora sì, io sono eh, algherese, sono cresciuto da Alghero. Eh, nonostante l'accento mi tradisca, Alghero è quella che io considero la mia casa. Eh, ho studiato poi fuori, fra Milano, Parigi, Lisbona e Stoccolma, e adesso ho fondato un'Accademia per la crescita, che si pone come punto di riferimento per tutte le persone, soprattutto i giovani, che vogliono crescere, imparare nuove competenze e creare una strategia per il loro futuro. Nello specifico, parlaci un po' di cosa si tratta, anche se immaginiamo i tempi televisivi non ci consentono di approfondire molto l'argomento, però ecco brevemente di cosa si tratta. Molto brevemente, noi abbiamo un'Accademia dove le persone possono eh, venire all'accademia e prenotare un coach, una persona che li seguirà nel loro sviluppo personale. Quindi noi abbiamo una task force, un insieme di eh, coach esperti da tutto il mondo che seguono i nostri clienti e ad esempio se un giovane ragazzo vuole lavorare su un'attività imprenditoriale, gli abbiamo un coach che può seguirlo e aiutarlo per farla diventare realtà. Se abbiamo una persona che vuole lavorare ehm, sulla mentalità, abbiamo un mindset coach, una persona che lo può seguire nella mentalità. Quindi per ogni eh, obiettivo personale noi abbiamo un coach che può supportarlo nel giro di tre mesi per aiutarlo a raggiungere i suoi obiettivi. Come, quando e perché è nata questa idea? L'idea è nata eh, quando lavoravo a Dublino, nelle grandi multinazionali di Dublino, perché ho visto una cosa molto interessante, che tantissimi giovani entravano nelle multinazionali. E nonostante avessimo tutto, un bel salario, una bella progressione di carriera, non erano felici. E allora ho iniziato a domandarmi che cosa ci porta la felicità, cosa possi come possiamo aiutare i giovani in maniera eh, proattiva. E la risposta è stata creare un'accademia fondata su grandi valori umanistici che potesse poi supportare soprattutto i giovani. Ecco, hai parlato di giovani, vuoi lanciare un messaggio ai giovani algheresi? Tu ti sei affermato, possiamo dirlo tranquillamente, hai studiato tanto, hai viaggiato... Continui a farlo, immaginiamo. Vuoi lanciare un messaggio ai giovani algheresi? Assolutamente sì, il messaggio che mi piacerebbe molto, mi piacerebbe molto condividere con tutti i giovani algheresi è quello di eh, provare a immaginare la vostra vita fra dieci anni e inseguire il vostro sogno e la vostra passione. Non saprete mai come possa essere la vostra vita fra dieci anni. E quindi l'obiettivo è quello proprio di provare a visualizzarla, provare a immaginarla. Io non avrei mai immaginato quando ero al liceo di aver raggiunto questo traguardo eh, così giovane e l'imito che faccio proprio a tutti è quello di non autolimitarvi e di provare ad accettare le sfide, fallire sempre in avanti e vedrete che anche quelle cose che noi chiamiamo sogni molto spesso diventano una realtà. Ed ora parliamo invece di una raccolta sangue organizzata dall'Avis Comunale in collaborazione con il Polisoccorso, il Roma Club Alghero e il Centro Trasfusionale dell'Ospedale Civile. La data è quella di domani, primo dicembre, dalle ore 8 alle ore 12, presso la sede del Polisoccorso di Via Liguria, sarà presente l'autoemoteca con l'equipe medica dell'Avis Provinciale a disposizione di tutti coloro che vorranno donare. Visto il momento di particolare emergenza sanitaria in atto, e una sensibile riduzione delle donazioni si invitano tutti i donatori a donare il sangue sia presso il mezzo mobile di raccolta che presso il centro trasfusionale della nostra città. Ed ora parliamo di sport. Cominciamo dal volley, terza vittoria di fila per la web project sottorete. Battuta sabato scorso a Castelsardo la SD Mare Sport. La formazione elgherese ha vinto la terza partita di fila del campionato di Serie D regionale con il punteggio di 0 a 3. La spuntata la squadra che ha commesso meno errori dopo il primo set vinto 16 a 25. La sottorete si è rilassata e si è adeguata al gioco degli avversari. Questo ha portato ad un secondo tempo caratterizzato da molti errori da parte degli Algheresi, andati addirittura sotto di 5 punti a 0, riuscendo poi a rimontare fino al 16 a 25. Il terzo set invece si è giocato punto a punto fino alla fine e ha visto venire fuori l'esperienza catalana che ha chiuso il set sul 31 a 33 dopo una serie di azioni lunghissime che hanno messo alla prova entrambe le squadre. La settimana prossima la web project. Sotto rete non giocherà la partita consueta di campionato a causa della defezione di un giocatore della formazione avversaria. A causa positività al Covid l'incontro in questione si recupererà il prossimo anno. Si è svolta invece domenica scorsa a Sorso, la prima gara ciclocross del Sili, si inclusa nel campionato di ciclocross Cross Sardinia Cup, ormai entrato nel vivo della competizione. La squadra dell'Alghero Bike si è data da fare con i suoi 11 atleti partecipanti, tra master e giovanissimi impegnati nel percorso, ottenendo anche degli ottimi risultati con Simona Lecca, prima classificata woman 3, Giovanni Manzotto, primo classificato master 7, Luciano Catogno, terzo in master. Master 5 e proseguendo con i più giovani Gabriele Carboni secondo e Mattia Solferino terzo nel quanto riguarda la categoria allievi del secondo e primo anno. Giulia Contini prima nella categoria donne junior. Ottima gara anche per gli altri atleti della squadra: Luigi Ruiu, Luigi Carboni, Matteo Sanna, Davide De Martis, Gabriele L'Angella ed Emanuele Marras. Il campionato ciclocross ha preso il via e questa stagione vedrà gli atleti impegnati nelle otto tappe tra novembre e febbraio. 16 gennaio sarà la volta di Alghero Bike dove nel campo comunale Luigi De Rio di Olmedo si terrà la prova unica di campionato sardo con la consueta assegnazione delle maglie esordienti primo anno. Ed è davvero tutto il ciclo cross chiude l'edizione di oggi del nostro telegiornale. Ora il meteo, come sempre, grazie per averci seguito. Arrivederci.